Per scrivere bene e migliorare nella scrittura, in quella che è la nostra passione o anche la nostra professione, non possiamo non leggere. Ma non sono del tutto d'accordo con chi macina libri a profusione e quindi bisogna leggere 40-50 libri all'anno. Certo, la lettura è importante. Ma quello che fa la differenza è come leggiamo e quanto riusciamo a trarre dalla lettura. Stavo rivedendo un testo che ormai è un classico, On Writing di Stephen King. Lui dice questo, dice: dovete leggere di tutto, continuando nel frattempo a correggere e riformulare i vostri lavori. Mi riesce difficile credere che chi legge poco o niente pretenda di scrivere, di ricevere complimenti per il proprio operato, ma purtroppo so che è vero. È vero, a me capita, incontrando tantissimi autori, mi capita davvero di vedere persone che mi dicono: oh, io non leggo perché ho paura di essere influenzato, invece devi essere influenzato, devi confrontarti, oppure non ho tempo di leggere, invece la lettura è fondamentale, ma ripeto, non è la quantità, anche se è importante, ovvio, più leggiamo, più il nostro panorama si amplia, ma quello che conta è come leggiamo. Una persona che scrive, che deve trarre dalla lettura il meglio, deve leggere davvero con uno spirito critico, professionale, quindi andare ad analizzare, per esempio, nei libri che legge, come viene trattato l'incipit, qual è il lessico, come viene trattato lo sviluppo narrativo. Io consiglio sempre di riscrivere quello che leggiamo come esercizio. In due modalità. Una, la riscrittura secondo il nostro senso, il nostro gusto. Noi quella pagina, quella scena, come la scriveremmo? E questo è un esercizio. Ma ce n'è un altro molto, molto importante, che è invece quello di ricopiare. Questo l'ho detto tantissime volte, ricopiare. Ma che esercizio può essere quello di ricopiare? Quello di ricopiare è un esercizio mentale, perché quando noi andiamo a ricopiare, per esempio, un testo, ovviamente scegliamo dei testi ben fatti, la nostra mente, ricopiando, immagazzina quei costrutti narrativi, immagazzina quel patrimonio che noi andiamo a copiare. Quindi la nostra mente, mentre noi copiamo, legge e immagazzina. Miglioriamo, ricopiando i bravi, miglioriamo. Attenzione però che è solo un esercizio, quindi non dobbiamo poi utilizzarle questi testi che noi copiamo. Quindi queste qui sono due modalità per migliorare, ma ovviamente la lettura è fondamentale. Io vi consiglio anche di leggere anche cose che non siano strettamente quelle che ci piacciono, che riguardano la nostra modalità di scrittura, ma anche altre cose molto diverse. Sul mio blog, tra l'altro, trovate sia una risorsa gratuita da scaricare che riguarda invece tutti quei testi utili nella scrittura. E un'altra cosa che trovate sono degli articoli in cui consiglio dei libri. C'è un articolo in particolare in cui consiglio dei libri alternativi a quelli che normalmente pensiamo ci siano utili. Quindi se visitate alessandraperotti.com trovate sia la risorsa gratuita, il primo volume, ci sono 40 testi utili. E poi trovate anche degli articoli molto interessanti sui libri da leggere, oltre al fatto che sulla newsletter ogni settimana mando la recensione di un testo spiegando i motivi per cui ci può essere utile. Quindi leggete, ma come sempre, buona, buonissima scrittura!